Terza giornata qui ai campionati del mondo di ginnastica ritmica a Pesaro, l'Adriatic Arena, si sono esibite le prime 24 ginnaste che hanno disputato la finale all around. A vincere l'oro è stata la russa Dina Averina, seguita dalla sorella gemella Arina Averina. Terzo posto per l'israeliana Linoia Shram. Grandissimo risultato per le nostre italiane con un meraviglioso ottavo e nono posto di Alexandra Anna Maria Giugulese e di Milena Baldassarri. Andiamo a sentire cosa hanno da dirci i Mixon. Alexandra Giurciuculese, 16 anni, primo mondiale, un meraviglioso ottavo posto. Quali sono le tue sensazioni su questo mondiale, Alex? Allora, ovviamente sono molto felice delle mie prestazioni, potevano andare molto meglio, però non mi sono lasciata andare, nel senso che ho avuto degli errori che comunque sono riuscita a recuperarli, quindi bene. E le mie sensazioni in questo momento sono molto belle, nel senso che vedo tutti felici intorno a me, quindi sono anche molto felice. In realtà non me ne sto ancora rendendo conto, però piano piano capirò, però sono molto felice. E dopo questo risultato cosa ci sarà nel tuo futuro? Cosa pensi che accadrà? Allora, ora come ora spero di riposare un pochino e dopodiché diciamo che punto alle Olimpiadi, però sì, ovviamente prima ci saranno altre Coppe del Mondo, altri mondiali, altri europei, però il mio sogno è fare le Olimpiadi. Cambierai qualcuno degli esercizi che hai presentato a questo mondiale? Sì, li cambio tutti e quattro. Ci puoi dare qualche anticipazione? O... Diciamo che ora come ora in realtà Spela ha programmato tutto, però io non so ancora niente, quindi sarà una sorpresa. Anche Milena Baldassarri, la tua compagna diciamo, di squadra, ha ottenuto un ottimo risultato. Che cosa vi siete dette prima e dopo la gara? Allora, prima della gara ci siamo fatti un grandissimo in bocca al lupo, perché comunque oltre ad essere rivali siamo grandi amiche fuori dalla palestra, e dopo la gara invece ci siamo abbracciate e quasi quasi una lacrima ci è scappata. Bene, bene, bene. E vuoi dire qualcosa a tutti i tuoi fan, perché tantissime persone ti hanno seguito sia da casa che dal vivo? Allora, ovviamente ringrazio tutti, perché il pubblico, visto che ha fatto un tifo pazzesco per me, e per me è stato pazzesco perché mi ha aiutato tantissimo, e ringrazio la mia società che è venuta a vedermi, e ringrazio le mie allenatrici che mi hanno fatto ad arrivare fin qui, ringrazio la federazione che mi ha fatto partecipare a questo grande evento, e ringrazio voi che mi state intervistando, perché ringrazio tutti, 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 tutti. Grazie Alex, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ecco la nostra Milena Baldassarri, 15 anni, classe 2001, primo mondiale in assoluto, primo mondiale addirittura giocato in casa, un bellissimo nono posto. Milena, che cosa ha rappresentato per te questa gara? Allora, è stata veramente una grandissima emozione, perché l'arena era pienissima, è stato bellissimo e veramente tantissime emozioni. Nella preparazione a questa gara ti aspettavi un risultato così importante o è stata inaspettato anche per te? No, assolutamente, mi aspettavo di fare bene e poi quello che era, però un risultato così alto non me l'aspettavo per niente. Adesso nel tuo futuro che cosa c'è? Perché ci aspettiamo grandi cose da te. Intanto spero di continuare a fare bene le gare e anche i prossimi mondiali, e poi si vedrà. Cambierai qualche esercizio del tuo programma per l'anno prossimo? Sì, però non dico niente. Sorpresa, va bene. Intanto ti vedremo sicuramente anche alla Serie A, giusto, dove sarai a fianco della tua società. E adesso un po' di vacanza? Sì, dai, qualche giorno di vacanza, certo.